Sto leggendo un libro di Stephen Hawking, Il grande disegno. Un buon libro, scritto con un altro autore, Leonard Mlodinow. In questo libro ci sono tante cose. Oggi vorrei dirvi cosa penso di un capitolo fondamentale di questo libro, che si intitola Che cos'è la realtà? In questo capitolo Hawking e l'amico suo dicono che diverse teorie possono descrivere adeguatamente la realtà, anche se queste teorie sembrano opposte. Il problema, insomma, è di concepire la questione in questi termini: il realismo dipendente da modelli. Non possiamo attingere una realtà generale ed assoluta, possiamo descrivere la realtà così come viene individuata da una serie di osservazioni secondo un modello. E a un certo punto scrivono: allora qual è il sistema reale, quello tolemaico o quello copernicano? Sebbene capiti spesso di sentir dire che Copernico dimostrò che Tolomeo era in errore, questo non è vero. Si possono usare entrambe le descrizioni come modello dell'universo, in quanto le nostre osservazioni dei cieli possono essere spiegate sia assumendo che la Terra sia in quiete, sia assumendo che lo sia il Sole. Nonostante il ruolo che il sistema copernicano riveste nei dibattiti filosofici sulla natura dell'universo, il suo reale vantaggio è che le equazioni del moto sono molto più semplici nel sistema di riferimento in cui il Sole è in quiete. Insomma, dice Hawking, il sistema tolemaico è equivalente al sistema copernicano. Perché la descrizione che fanno ciascuno in un certo modo, secondo un modello della realtà, è adeguata. Io vorrei portare qualche argomento contro il realismo dipendente da modelli che è difeso ed elaborato da Hawking. No, io penso che il modello copernicano sia superiore al modello tolemaico. Cioè, penso che concepire l'universo secondo Copernico sia più realistico. E perché? Prima di tutto perché questo corrisponde a una realtà storica, e cioè il fatto che la scienza sia una attività che produce risultati progressivi, cumulativi. È vero che la scienza non procede linearmente, è vero che procede a zigzag, ma procede in avanti e in alto. Noi oggi sappiamo di più e sappiamo meglio come stanno le cose in cielo e in terra di quanto non lo sapessero gli uomini del Medioevo o dell'antichità greca. Quindi una visione che metta sullo stesso piano diverse teorie corrispondenti a diverse epoche storiche
secondo me è una visione relativistica di genere astorico. Primo argomento. La scienza è cumulativa, Copernico va oltre Tolomeo. Secondo argomento. La rappresentazione che Copernico dà dell'universo è più realistica perché rappresenta in maniera più corretta, più giusta, il posto dell'uomo nell'universo. Al di là quindi del fatto che all'interno la teoria è più progredita, la copernicana della Tolemaica, la teoria copernicana compresa e sviluppata al di là del terreno astronomico e fisico e scientifico dà una migliore, più profonda, più giusta rappresentazione di chi sia l'uomo e di che cosa faccia nell'universo. Concepire, come Tolomeo fa, l'uomo al centro dell'universo, l'universo che gli sta intorno, crea nell'essere umano un atteggiamento presuntuoso e fuorviante. Concepire invece la Terra come un pianeta che gira intorno al Sole aiuta a pensare le cose in maniera più rispondente alla realtà delle cose come le conosciamo. La Terra è un pianetino che gira intorno a una stella nana e questa stella nana sta alla periferia della Via Lattea, che è una delle tante costellazioni. Insomma, non siamo al centro di niente, come credono ancora oggi molti, soprattutto i religiosi. Terzo argomento. La scienza contemporanea si è liberata di una serie di dipendenze da altri modi di rappresentare la realtà. Dipendenza dalla filosofia, dipendenza dall'etica. Giustamente dice Hawking, critica Aristotele, perché credeva per ragioni di carattere filosofico che la Terra dovesse trovarsi al centro dell'universo. Quindi, è bene che la scienza continui a svilupparsi autonomamente, dalla filosofia, dall'etica, dalla religione, dalla superstizione, eccetera, eccetera. Ma la idea che la scienza non debba considerare la questione estetica, la questione filosofica o religiosa, eccetera, è sbagliato. Questo è un limite di tutta la scienza moderna, sia naturale e fisica che storica e sociale. Perché non è inessenziale che una teoria sia più semplice o più bella o che disponga l'essere umano ad agire in maniera più creativa, autonoma e solidale. La scienza deve recuperare questi elementi che ha perduto nella costruzione di questo tipo di civiltà, naturalmente elaborandoli in una maniera nuova e superiore, ma l'elemento morale, l'elemento progettuale, l'elemento etico, l'elemento estetico devono far parte di una nuova scienza che ci porti a una nuova fase della vita umana, in una nuova forma di civiltà.